Vivian, alla luce dell'evoluzione che ha avuto il tuo rapporto con il tuo giudice, col senno di poi, avresti voluto un altro giudice? Allora, io non mi sono mai posta questa domanda, perché comunque io sono entrata ad X Factor con una buona visione di tutti i giudici. Non ho mai attaccato dei giudizi o delle opinioni sporche, perché comunque non conoscendo la persona come fai a giudicarla? Cioè vedi quello che viene trasmesso in TV e basta, o attraverso la radio, come puoi. Quindi io sinceramente sono entrata ad X Factor con una mentalità molto aperta, qualsiasi giudice mi fosse capitato. Io con Vittoria, cioè, ho stretto un rapporto, e per rapporto intendo un legame che ha i suoi alti e i suoi bassi, quindi un vero rapporto. Perché se fosse tutto bello, fosse tutto brutto, non sarebbe un rapporto, sarebbe una cosa finta. Dunque, io sinceramente non cambierei quello che è successo. Sì, ci sono state delle cose che devo dire mi hanno fatto star veramente male. Però cioè è una parte della vita, alla fine ci sono gli alti e ci sono i bassi. E lei comunque spesso mi ha dimostrato, nonostante in altri momenti non l'avesse fatto, mi ha dimostrato che comunque lei c'era. Cioè che, ok, magari non era la sua preferita, però lei mi sosteneva. Lei era lì comunque per il mio meglio. E quindi dici un tuo basso a X Factor e un tuo alto, quando è che sei stata peggio e quando è che sei stata meglio? In generale? Sì. Allora, è un po' difficile questo modo. No, veramente, devo pensarci. Perché in realtà ci sono moltissimi ricordi positivi. Quelli negativi non li ho tanto... Non ci devono essere. Non riesco a. Cioè, ovvio, vabbè, negativo, magari la tensione. Io, ecco, io durante i live non so il perché, però mi sentivo come. Allora, io sono una. Lo dico sinceramente, ma lo giuro col cuore in mano. Io sono una persona veramente umana. E il fatto di non vedere le persone che ti sostengono mi ha creato proprio un muro. E infatti io spesso nelle interviste rispondevo all'interno del loft, non capisco cos'è sto muro, cerco di toglierlo ma non riesco a staccarmelo di dosso. E credo sia proprio questo, il fatto che non vedi le persone che ti stanno sostenendo. Vivi in un mondo quasi parallelo, un mondo proprio da loft, in cui tu non sai quello che accade fuori, non sai chi ti sostiene, non hai mai visto nessuno di loro in faccia e devi affrontare tutto questo percorso da solo, senza supporto di nessuno, devi credere in te stesso. E io forse sono mancata in questo, sono mancata di quell'autostima che magari se l'avessi avuta sarebbe andata un po' meglio. Una domanda per entrambi, come è stata vissuta nel loft questa settimana senza Morgan e cosa ne pensate del suo sobrio ritorno? Temete che abbia tolto un po' d'attenzione forse poi dal talent vero e proprio? Secondo me non... Come avevo già detto, cioè, può essere che una persona in un certo momento ha uno sfogo, non è da condannare per questo, cioè, è capitato, può essere che in un momento di arrabbiatura uno faccia magari cose un po' così, però vabbè. Secondo me invece è una tematica che ci riguarda ma non ci riguarda, cioè, secondo me non... Il fatto che ci viene posta questa domanda fa capire che stiamo dando ancora attenzione alla cosa. E sinceramente io non voglio vedere nel lato... Cioè, non è una cosa che mi ha... Cioè, mi è dispiaciuto per i gruppi tantissimo. Sì. Perché comunque, non avendo il loro giudice, si sono ritrovati un po' spiazzati. E... Cioè, un po' abbandonati. Però allo stesso momento ce l'hanno fatta. Cioè, nel senso, come dicevo prima, tutto parte da noi. Parte da noi. E non dagli altri, non dall'esterno. Sì, il giudice, il vocal coach, il producer ti aiutano tantissimo, però fino a un certo punto, perché poi quello che ti rende un vero artista è riuscire a tirar fuori quello che hai al massimo. Dunque soffermarsi sul discorso di Morgan secondo me è un po' superfluo ora, non è una cosa che più di tanto ci riguarda. Però non avere il giudice in settimana poteva essere una cosa, insomma, un punto di debolezza. In realtà questo ritorno melodrammatico, insomma, in tanti hanno detto che in questo modo Morgan si assicura che i community arrivino in finale. Secondo me non potete non avere un'opinione, sono anche dinamico. Secondo me invece i community sono rimasti perché questa settimana sono stati forse il gruppo che ha, cioè il gruppo erano sono stati forse i concorrenti che hanno lavorato di più sull'esibizione e ci hanno messo proprio l'anima, e secondo me si è visto proprio la loro voglia di rimanere in gara
e non tanto forse la questione di Morgan e tutto, secondo me si sono meritate di rimanere questa puntata, poi non so fuori come vadano le cose perché non ho guardato, però secondo me se lo sono meritato. L'altra cosa che però mi dispiace è che spesso noto come ci si dimentica del concorrente e si va a giudicare il giudice, cioè io voto il concorrente perché c'è il giudice o non voto il concorrente perché c'è quello. Secondo me bisognerebbe più concentrarsi sull'artista di per sé, cioè che cosa può dare questo artista, che cosa ci ha mostrato, piuttosto del questo è il suo giudice, votiamolo o non votiamolo, o su quello che può succedere durante il percorso di X Factor. Comunque un'opinione sicura non ce l'ho, cioè nel senso non... Io ho visto comunque una crescita molto forte da parte di Pietro, perché lui, quando gli è stato assegnato il brano, mi ricordo, infatti gli ho parlato anch'io privatamente, e lui è andato in tilt, cioè lui non voleva, aveva paurissimo, cioè non voleva affrontarlo quel brano, ma proprio si è bloccato. Poi con l'aiuto comunque di Francesca, il sostegno di gruppo ovviamente, anche quello di Fedez, ci deve essere. Anche di Fedez. La Fedez è stata veramente una rivelazione atomica. Comunque grazie a... insomma, a questo supporto di gruppo, secondo me hanno fatto una performance veramente ottima. Dopo ovviamente tutti possono dare un meglio, io sono la prima a parlare. Però sì, cioè, io sono molto orgogliosa di tutti questo giro. Vai. Una domanda, veramente, sì, grazie, ok. Una domanda per entrambi. Cos'è che il pubblico non ha capito di voi, secondo voi? Riccardo, ok. Sì, no, secondo me un po', cioè un po' di cose non ho capito, cioè non perché, cioè secondo me perché io non sono riuscito forse all'inizio a lasciarmi troppo andare sul palco, e le ultime performance io invece ero soddisfatto di come le ho fatte, e ho visto che verso la fine il pubblico nei commenti, nei tweet che leggevamo durante le assegnazioni ha reagito bene, purtroppo poi con questo meccanismo della... di sfida del medley è stato un po' penalizzante per me, perché non avevo un seguito, non ero riuscito durante il corso delle puntate a formarmi un seguito di persone che potesse garantirmi di andare avanti, anche perché lì avevamo un minuto per esibirci, era forse più una preferenza senza ascoltare troppo la performance, e secondo me questo mi ha un po' penalizzato, però io sono soddisfatto, alla fine ho visto i commenti, secondo me alla fine ho tirato fuori qualcosa anch'io, quindi sono soddisfatto. Io credo che il fatto del mettermi in gioco mi abbia un po' anche penalizzato, cioè mi ha aiutato per capire e darmi, diciamo delineare dove posso arrivare, cosa posso fare, dove è meglio non soffermarsi e così via, però allo stesso momento ha anche tolto quello che realmente sono, e mi è dispiaciuto molto perché non ho, cioè, secondo me ognuno ha un mondo dentro, lo ripeterò fino all'esaurimento. E sarebbe bello riuscire a mostrare veramente quello che sei, e io sono convinta che finora non si è ancora visto quello che sono veramente. Per esempio io sono una persona che adora, anche se cioè io ho un'identità abbastanza forte, io so che mi piacciono i tacchi, mi piacciono i vestitini, a proposito mi piacciono... dei look si potrebbe aprire un capitolo, sono stati molto criticati, non lo facciamo, allora, perché non abbiamo tempo, non lo facciamo, però potrebbe. Beh, ho notato che c'erano molte critiche sui vestiti del... A me ha detto che sembrava un calciatore, tipo la seconda puntata. E non dispiaceva, sinceramente. A me hanno detto, non sappiamo se è peggio, cos'era? Chiara in leggings? Qualcuno in leggings? Io e Mad in leggings sempre. Mi vestivano da Mad, a un certo punto ho deciso così. No, però... Allora, sugli abiti devo dire, spesso c'avevo... Cioè, nel senso, ho sempre vestito come volevo. Se non mi fossi sentita a mio agio non l'avrei fatto. Sul look di per sé, capelli, lì forse avrei qualcosa. Questa puntata che non volevi... No, la linea in mezzo. Io era da quando avevo 10 anni che non facevo la linea in mezzo. A me la settimana scorsa. Però mi sono messa in gioco lo stesso. Ho provato. Anche a me hanno dato. Ed è servito perché comunque non so che il liscio ci sta. Ok. Grazie. Grazie.